Gianluigi Santillo, dopo una fase di appannamento e di allontanamento dalla politica, torna protagonista con l'UDC a Caserta e nell'Alto Casertano. Salve, ringrazio Caserta Focus perché mi dà l'opportunità di avviare questo nuovo percorso insieme all'UDC sul territorio dell'Alto Casertano, ma anche in provincia di Caserta, avvicinando quanto più persone di una rete di amici che negli anni abbiamo costruito insieme un percorso che dura ormai da 20 anni per rilanciare sul nostro territorio in particolar modo questo nuovo modo di fare politica dell'UDC, avviandoci anche alla competizione elettorale delle politiche dell'anno prossimo, che sicuramente saremo protagonisti con un'alleanza col centro-sinistra e anche da Chianciano dopodomani, dal convegno che inizia domani e finisce domenica mattina, dove l'onorevole Casini lancerà il nuovo programma elettorale per queste elezioni. Noi vogliamo essere presenti in ausilio a quelle che sono le indicazioni del presidente Zinzi della provincia e dello stesso Giampiero, che è il nostro punto di riferimento come uomo nuovo della politica dell'UDC nel Casertano e nell'Alto Casertano. Con il suo ingresso l'UDC colma un limite storico, la presenza nell'Alto Casertano. Ma in effetti sull'Alto Casertano c'è stata sempre una presenza dell'UDC. Oggi tentiamo di migliorarla integrando i nuovi di questa componente che è più vicino a me, che diciamo sul comprensorio si avvia a integrarsi con il vecchio che ha rappresentato l'UDC sul territorio per dare una svolta nelle idee, una svolta nella gestione, perché noi per antonomasia siamo un poco definiti come quelli che hanno capacità amministrative. Con questo vogliamo dare una svolta e questo per fare in modo per creare anche consensi per lo stesso DC. Uno, diciamo, dei punti critici in questo momento a livello provinciale è legato dalla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Lei si può considerare uno dei massimi esperti, diciamo, in quanto pioniere nella gestione dei rifiuti e presidente di un consorzio, il vecchio CE1, che è stato fiore all'occhiello per tanti anni della provincia di Caserta. Allora, su questo è un discorso abbastanza ampio e vasto, perché i rifiuti in provincia di Caserta possono decollare dal momento in cui iniziamo a individuare dove, e su questo anche Zinzi, con il presidente Zinzi la pensiamo allo stesso modo, individuare dove fare gli impianti, perché è il punto terminale della raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata. Perché gli impianti consentono di portare a termine quel ciclo che effettivamente non è mai decollato, al di là della raccolta differenziata che ha raggiunto anche picchi massimi del 30%, 35% sul nostro territorio, anche avendo comuni del nostro vecchio bacino che hanno avuto dei premi al premio Riciclone a Rimini o in altre manifestazioni dai consorzi di filiera, però abbiamo avuto sempre difficoltà nel smaltire sia l'umido che il rifiuto non differenziato. E questo è un problema serio, perché il rifiuto non differenziato e l'umido vanno a danneggiare qualsiasi percentuale. La provincia di Caserta, se non risolve questo problema, oggi vede in difficoltà 1.200-1.300 dipendenti, ma pure di più rispetto alla, se consideriamo anche quelli di Napoli, è solo ed esclusivamente colpa di una riforma che non ha portato ai risultati che doveva portare, quella come la soppressione dei bacini territoriali. I bacini territoriali consentirono ad avere un rapporto più umano con i comuni, perché uno dei problemi principali
è la distanza, non politica, ma la distanza la distanza abbastanza notevole, quella che riguarda i sindaci con le istituzioni in Campania che si occupano di rifiuti. Questo consente che i comuni non si sentano coinvolti, sia perché non sono garantiti al 100% con un servizio funzionante, e sia perché non c'è capacità decisionale da parte dei sindaci, non essendoci più un'assemblea dei sindaci che determina l'indirizzo programmatico e politico dei bacini. Questa distanza fa sì che i comuni non pagano più le rispettive diciamo, quote, e in più i servizi proprio basilari. Laddove c'è anche un altro problema: i cittadini pagano regolarmente la tassa sui rifiuti, questa tassa non viene pagata al consorzio unico, e di conseguenza ci troviamo che la regione deve sopperire, o il governo centrale Roma deve sopperire agli stipendi. I servizi vengono fatti in malo modo e i comuni continuano a non pagare. Se non c'è questo avvicinarsi delle parti dopo terminato il processo degli impianti, noi non avremo nessun risultato e avremo solo un problema serio che riguarda il personale, che al di là del consorzio, su questo possiamo anche parlare ore e ore e ore, perché possiamo dire dove sta l'esubero e dove c'è stata la incapacità di amministrare, quindi facendo assunzioni scellerate, laddove c'è stata buona amministrazione, dove addirittura c'era bisogno ancora di personale e non è stato possibile più farlo, come Caserta 1, che era un po' che fiore all'occhiello, come giustamente hai detto tu. Queste difficoltà oggi se ne fa carico la provincia, ma con sforzo sicuramente il Presidente penso che risolva il problema, ma ho dei seri dubbi sul futuro del personale. Fin quando i comuni continuano a non pagare, noi avremo sempre un servizio non perfetto. Perfetto, grazie a Gianluigi Santillo. Un saluto a tutti i visitatori di casertafocus.net. Grazie a voi.